io, in qualità di Presidente della Repubblica uscente, anche se giudico questo incostituzionale, voglio nominare un personaggio che credo sia il personaggio forte e giusto per l'Italia. Il suo nome è Claudio Testi. Viva Claudio Testi! Claudio Testi for President! Bravi! Tanto caro mi fu quest'ermo colle e questo obelisco che da tanta parte il guardo esclude. Versi di leopardiana memoria che rivestono di verde le colline marchigiane o più precisamente recanatesi quest'inclito colle capitolino. Ma non fu lo stesso amore di Giacomo Leopardi e degli abitanti di Recanati verso il sacro Monte Tabor a far trasalire l'interesse più viscerale delle umane genti d'Italia verso il colle capitolino, bensì le vicende accavallatesi in quasi 50 anni di storia della Repubblica Italiana e particolarmente del settennato Cossiga. Oggi un velo di mistero turba le menti delle italiche genti e riflette verso il colle del Quirinale l'inquietante interrogativo. Chi sarà il nuovo titolare del palazzo presidenziale? Il nostro viaggio si snoda alla ricerca di accadimenti e testimonianze di un'Italia attonita, non tanto dall'evento ormai consueto, quanto da oscure manovre per innalzare alla presidenza della Repubblica un personaggio fantasma. Il personaggio in questione reca il nome di Claudio Testi, con le debite riserve per l'autenticità anagrafica. Da qualche tempo una insolita quanto tendenziosa campagna propagandistica pervade gli organi ufficiali di informazione. A tratti appaiono locandine come questa, con il suo volto e l'immagine Claudio Testi for President. Una situazione che di certo non era una nuova situazione per il paese intero, ma particolarmente per i telespettatori di Rete Blu che ben conoscevano con chi avevano a che fare. Per l'Italia invece fu proprio l'ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga che nel suo discorso di commiato del 25 aprile ultimo scorso indicò il pericolo Claudio Testi e soprattutto la possibilità di far carambolare il paese anziché nella tanta agognata Europa ai vertici bassi della CSI e particolarmente della Russia di Boris Yeltsin. Un vero pericolo per la democrazia, l'hanno definito Norberto Bobbio e altri critici e altri giornalisti del panorama italiano. Chiaramente parliamo sempre del panorama editoriale. Che cos'è Claudio Testi e soprattutto quali sono le reazioni del popolo italiano alla sua elezione? Le vediamo.
Ad esempio, questi automobilisti hanno appena preso la notizia della probabile candidatura di Claudio Testi al Quirinale dal giornale radio. Guardate che effetto, si sono addirittura cappottati. Meno male che a bordi della strada i funzionari dell'ANAS hanno messo degli esperti per cercare di salvare il salvabile. Oh, con la nebbia di questi ultimi tempi. A questo invece è arrivata la notizia tramite telefonino cellulare. Come vedete, cari amici telespettatori di Rete Blu, noi non ci facciamo mancare uno scoop. Pensate, per andare ad indagare su quelle che sono tutte quante le procedure per gestire questa campagna elettorale da parte di Claudio Testi, siamo venuti proprio qui, come vedete alle mie spalle, qui al Quirinale, al Palazzo Presidenziale, un palazzo che ha incrociato televisioni di ogni nazione, ma soprattutto quante televisioni private e nazionali italiane sono venute qui quando Cossiga, presidente peraltro dimesso il 25 aprile scorso, ha tenuto i suoi show facendo esternazioni su esternazioni. Tutti quanti sono stati presi da questo grande assalto popolare di riprendere più che mai il Quirinale. Questo possiamo dire con grande soddisfazione, è il palazzo più ripreso d'Italia e anche noi di Rete Blu siamo qui a riprenderlo quest'oggi. Ma non solo per fare un servizio sull'elezione del Presidente della Repubblica, quanto per vedere se effettivamente quelle che sono le dicerie, le chiacchiere, quelle che sono le indiscrezioni trapelate dal nostro amico Claudio Testi, che ripetiamo vogliamo chiamare Claudio Testi in questa fase molto delicata delle elezioni a Presidente della Repubblica, per non sbagliarci assolutamente con Colonnello Testi, perché potrebbe sembrare, come ben capirete senz'altro, un autentico, vero e proprio golpe. Siamo venuti qui in un clima veramente incandescente, quest'oggi infatti nel transatlantico di Montecitorio si sono scontrati tutti quanti i deputati, i senatori e i delegati regionali, 1014 persone per eleggere un Presidente della Repubblica, ma la cosa che fa veramente trascendere ogni uomo politico e ogni, come dire, ogni buona creanza di qualsiasi persona è rappresentata da un fattore fondamentale. Claudio Testi, un personaggio sconosciuto, sta sovvertendo addirittura quelle che sono le regole più elementari della Costituzione italiana. Generalmente sapete che il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento, ma in questo caso una petizione popolare vuole mettere su Claudio Testi e i partiti sono sconvolti. Questa mattina sono finite addirittura le mani, pensate, nel transatlantico, prima di mettere nell'insalatiera verde, così almeno all'urna, quelli che sono i cosiddetti candidati di bandiera. Lui, ad onta di quelle che sono le regole costituzionali, sta cercando di dissuadere tutta la popolazione italiana con questi comitati che presto andremo ad indagare, almeno per le strade e per le piazze di Roma, vedremo se esistono o meno. Una cosa molto importante da dirvi è che ci sono stati due uomini politici che hanno più degli altri incassato i colpi amari di questo Claudio Testi, che sembra riscuotere grande attenzione da parte del popolo italiano, insomma un vero e proprio super partes. Parliamo di Achille Occhetto e di Umberto Bossi. Il leader della Quercia questa mattina ha detto: sì, io mi voglio arruolare di nuovo con quelle che sono le fazioni che cercano di fomentare l'ex presidente Francesco Cossiga. Pensate, Achille Occhetto vorrebbe mettere di nuovo Francesco Cossiga al Quirinale, lui che l'ha sempre detestato, una cosa veramente pazzesca. Il leader della Quercia è andato addirittura oltre quelli che sono i confini della storicità del suo partito, infatti ha detto che vorrebbe fare un'alleanza con Gianfranco Fini. Signori, incredibile la cosa. L'altro invece, Umberto Bossi, il senatore e leader della Lega Lombarda o Lega Nord, che dir si voglia, questa mattina è stato colto da un malore ed è stato subito ricoverato al più vicino ospedale Niguarda di Milano. Al risveglio ha detto di essere nato a Gioia Tauro. Come vedete, questa elezione di Claudio Testi sta veramente sconvolgendo l'Italia intera e anche la politica italiana. Ma non andiamo più in là con quelli che sono i nostri servizi introduttivi. Vediamo una scheda di Claudio Testi. Chi è veramente Claudio Testi? Claudio Testi nasce un infausto giorno di 77 anni fa nel pieno, e non poteva essere altrimenti, del conflitto mondiale del 15-18. Ad eleggere la sua nascita è un piccolo centro dell'antica terra di Lucania, a sud di Potenza, il cui nome, neppure a farlo di proposito, configura la caratteristica del personaggio Claudio Testi. Il paese in questione reca il nome di Spinoso. A Spinoso, però, la gente del paese prende le distanze dal personaggio di punta. Alcuni rinnegano addirittura la nascita in quel posto ed in quella regione. Claudio Testi, fin dall'infanzia, dimostra di avere un temperamento recalcitrante a tutto e a tutti e, marinando la scuola, si specializza nei furti di pneumatici delle automobili.
I genitori, stanchi di avere denunce e diffide per conto del figlio, decidono così di affidarlo all'istituto Tritaossa di Buscate, in provincia di Milano, sotto le cure dell'allora rettore, la granitica del Weiss Kappler. Ma anche in quello si metterà in luce come uno dei più turbolenti e sovversivi elementi, facendosi inevitabilmente rinchiudere nella cella di rigore.